Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube Motorby. Oggi continuiamo il nostro viaggio in Sud America e siamo arrivati ad una tappa molto attesa, il Salar do Uyuni e le lagune boliviane. Per chi si fosse perso le scorse due puntate ve le lascio qua sotto in descrizione. Bene, non voglio dilungarmi troppo nel discorso, vi lascio direttamente al video e allo spettacolo che ci ha regalato la Bolivia. Buona visione! Ah ragazzi, mi raccomando, rimanete con noi fino alla fine del video perché vi parlerò di questi due oggetti a parer nostro molto molto importanti per chi viaggia in solitaria come noi. Trovandoci in piena stagione delle piogge, il Salar do Uyuni è completamente coperto d'acqua, che per quanto lo renda ancora più affascinante dal punto di vista paesaggistico, allo stesso tempo lo rende rischioso da percorrere su due ruote. Siamo quindi obbligati a parcheggiare le moto nella città di Uyuni e a visitare il Salar con un 4x4 a noleggio, anche in vista della visita alle lagune del deserto boliviano, molto complicate da raggiungere a motocarica. Visto che siamo appena arrivati a metà del nostro viaggio, preferiamo non rischiare e ci affidiamo a un accompagnatore locale che ci guida attraverso questi luoghi davvero magici. La prima tappa, prima di arrivare al Salar, è l'imperdibile cimitero dei treni. Di gente, ragazzi, pensavamo di non trovarci nessuno, invece non è così. Il posto naturalmente è bellissimo perché è meraviglioso, guardatevi intorno, cioè è spettacolare, solo che non mi aspettavo di trovarci così tanta gente. Neanche io. Ce ne andiamo a spasso con le cippe e i nostri nuovi cappelli. Consumiamo il pranzo in un punto di ristoro davvero insolito, completamente costruito con mattoni di sale. Iniziamo ad addentrarci in questo immenso deserto, la pianura salata più grande del mondo, situata a circa 4.000 metri. Due periodi per visitare il Salar. Durante l'inverno, molto rigido e secco, in cui il Salar si presenta completamente asciutto, o durante l'estate piovosa, come nel nostro caso, in cui la distesa viene ricoperta da un sottile specchio d'acqua. Passiamo la notte in un albergo di sale e il giorno successivo, dopo aver masticato qualche foglia di coca, ci dirigiamo verso un'altra meraviglia, il Parco Naturale delle Lagune Andine. Ragazzi, benvenuti in Bolivia. Siamo a oltre 4.000 metri d'altezza in queste lagune in mezzo al deserto boliviano a sud del Salar do Uyuni. Uno spettacolo, veramente uno spettacolo della natura. Thank you.
facciamo sosta all'Arbol de Piedra, una formazione rocciosa immersa nel deserto. Dopodiché raggiungiamo la Laguna Colorada, la patria di migliaia di fenicotteri rosa. Secondo giorno del nostro ride nel deserto, ci svegliamo circondati dalla neve. È ancora buio quando ci dirigiamo verso i geyser e le vasche naturali di acqua calda. Qui ci concediamo un'esperienza unica, un'immersione in acqua bollente a 4000 metri. Terzo giorno lo dedichiamo alla Valle Verde, abitata da centinaia di lama. Una volta rientrati a Uyuni per recuperare le moto, il viaggio prosegue a sud, verso il confine con l'Argentina. Per passare la dogana impieghiamo circa 6 ore. Una volta approdati in Argentina, il paesaggio cambia immediatamente e si iniziano a intravedere montagne dalle formazioni colorate. Percorriamo una pista sterrata che ci porta al Sierra Ornocal, meglio conosciuta come la montagna dai 14 colori, e non ci mettiamo molto a capire perché. Continua verso il passo Hama, che ci porta oltre i 4500 metri di altezza e che curva dopo curva ci fa quasi volare su un altro pianeta. Una volta percorso, ci aspetta una dogana di ben 3 ore, dopodiché siamo pronti ad entrare in Cile. Secondo giorno consecutivo di dogana. Sapete cosa significa? Sì, sì, la Valentina gli piace le dogane proprio, è una cosa sua. Non lo sanno cosa significa, vieni, vieni. Vi faccio vedere cosa significa. Significa questo. Una fila interminabile. Siamo qui già da un'ora e mezzo.
forse abbiamo fatto 50 centimetri in avanti. Ieri ci abbiamo messo 6 ore, quindi speriamo questa volta di metterci meno. Arrivati ai piedi del vulcano Likankabur, inizia la nostra discesa. Un dislivello di oltre 2000 metri ci porta a San Pedro de Atacama, ma di questo ne saprete di più nella prossima puntata. Bene ragazzi, eccoci tornati. Come avete visto è stato veramente uno spettacolo. E oltre al Salar de Uyuni è stato fantastico visitare le lagune boliviane. Uno spettacolo ragazzi che paesaggi del genere vi assicuro che non ne abbiamo ritrovati più in nessuno dei nostri viaggi. Qua ragazzi vi dico la verità, siamo stati contenti di aver visitato il Salar de Uyuni bagnato. Ma da una parte mi è dispiaciuto molto non poterci entrare con la nostra moto. Purtroppo la stagione era quella delle piogge, il Salar non era tutto completamente aperto, perché come vedete da questa immagine, dalla cartina, la metà diciamo del nord-ovest del Salar non era raggiungibile, era praticamente chiusa alle visite. Potevamo visitare solo la parte diciamo sud-est. E qui mi riallaccio un po' al discorso che ho sempre fatto, che la moto è un bel mezzo per viaggiare, ma in certe situazioni è un po' limitante, soprattutto quando abbiamo una moto carica come la nostra e essendo in due col passeggero. Io vi dico la verità, andare ad affrontare le lagune boliviane, c'è chi l'ha fatto, inevitabilmente l'hanno fatto, però vi dico che ci vuole un bel manico, essere sicuri di avere molto tempo, in modo e maniera che se uno spacca la moto sta fermo anche un mese per sistemarla, farsi arrivare un pezzo, e quindi insomma ci sono determinate cose che vanno molto valutate all'interno di un viaggio del genere prima di andare ad affrontare dei territori così remoti come sono le lagune boliviane. Bene ragazzi, questo penso che sia il video adatto per parlarvi di questi due oggetti che noi ci siamo sempre portati in viaggio. Partiamo intanto con questo. Questo ragazzi è un telefono satellitare. Ha un costo abbastanza importante perché sono telefoni che si aggirano sulle 700-800 euro. Ha un costo importante anche la SIM card, che se non sbaglio per una trentina di minuti di chiamata la SIM costa sulle 140 euro. È un po' costoso, vi dico la verità. Io ho fatto un affare con questo, veramente un affare, perché l'ho trovato in Sardegna usato a 250 euro. Era un signore che aveva venduto il gommone e stava dando via anche tutti gli accessori, e è stato veramente un affare, e l'ho utilizzato nelle lagune boliviane proprio diciamo per avvertire diciamo a casa in quei 5 giorni che siamo stati in questi luoghi remoti, per dare insomma un segnale che eravamo vivi. Il telefono satellitare però ragazzi ha dei contro, perché purtroppo in viaggi come quelli che abbiamo affrontato noi e che affronteremo in futuro ci sono dei paesi dove questo non è consentito, cioè non lo potete portare, perché se ve lo trovano in dogana rischiate magari di andare a prendere delle denunce o avere problemi diciamo con la polizia di dogana, e questo vi assicuro che è meglio che non succeda. Infatti questo lo abbiamo utilizzato in Sud America e poi lo abbiamo utilizzato nel nostro viaggio in Australia e Nuova Zelanda, che ovviamente vedrete in futuro, diciamo nei prossimi mesi vi pubblicherò anche quello. Non lo abbiamo appunto portato né in Africa e né in Asia. In Africa perché ci sono Sudan, Egitto e non mi ricordo così a memoria se forse anche l'Etiopia, dove questi telefoni sono vietati. E nel viaggio in Asia invece era severamente vietato, e questo se andate anche sul sito di viaggiaresicuri.it troverete tutte le informazioni, in India. In India ragazzi questo non è possibile utilizzarlo per nessuna maniera. Poi è probabile che nella confusione dell'India, per chi non ha visto il video vi lascio il link qua sopra, diciamo che non so se poi se ne fossero mai accorti, però insomma non abbiamo rischiato.
Comunque ragazzi, sicuramente un ottimo oggetto, diciamo una cosa che va a vantaggio della vostra sicurezza da portarvi dietro in un viaggio in solitaria in zone remote. Adesso ragazzi veniamo a lui, un piccolissimo ricettore satellitare che vi potete mettere anche in tasca, impermeabile all'acqua, non va ricaricato ma vanno sostituite le quattro pile qua dietro, quindi vi dico che in un viaggio di 4-5 mesi come facciamo noi, vi portate dietro 10 pile, siete completamente a posto per tutto il periodo. Questo si chiama Spot Gen 3, in questo caso è questo modello qua, non so se adesso ne sono venuti fuori altri. Ha un costo di circa 200-250 euro e poi ha un costo di abbonamento di 200 euro all'anno. Obbligatorio pagare il primo e il secondo anno, poi dal terzo anno in avanti potete decidere se rinnovare l'abbonamento ogni anno oppure magari un anno saltare. Infatti quest'anno noi non abbiamo pagato l'abbonamento perché siamo rimasti a casa, era il terzo anno che ce l'avevamo. Questo ricettore ragazzi come funziona? Praticamente come vedete ha 1, 2, 3, 4, 5 tasti. Quando lo accendete, ovviamente dovete essere all'aperto, non prende chiuso in una casa, ma questo neanche il telefono satellitare, dovete andare fuori. Questo tasto qua con la scarpetta, che è molto simpatico, divertente, perché avete un vostro link con l'account e in tempo reale ogni giorno voi lo accendete, pigiate lì e lui ogni 5 minuti o 10 minuti, un quarto d'ora in base a quello che decidete voi, manda il segnale e la gente può vedere in tempo reale dove vi trovate nei vostri spostamenti. Poi abbiamo questo che è un segnale di aiuto ma non di soccorso estremo, quindi diciamo non devono venirvi a prendere in maniera urgente. Mentre questo ragazzi l'SOS, che ovviamente quando pigiate questo vuol dire che vi ritrovate in una situazione molto molto critica. E noi non l'abbiamo mai provato, però abbiamo sentito altri viaggiatori che purtroppo per loro gli è successo e il servizio è veramente gestito bene. Poi ragazzi trovate questo tasto qua che è un messaggio diciamo preimpostato a dei numeri che decidete voi. Nel nostro caso ad esempio abbiamo messo il numero dei nostri genitori o dei nostri migliori amici per mandargli un messaggio preimpostato ogni tanto se fossimo stati in zone remote. Questo è stato molto utile nel deserto dell'Australia, lo abbiamo utilizzato spesso per comunicare con casa. E poi questo qua è un altro ok che praticamente quando viene pigiato manda anche questo un messaggio di ok a tutti i contatti che voi memorizzate, inoltre ve lo pubblica anche sulla vostra pagina Facebook. Beh, e quindi quale... Sì? Sì, ti sento benissimo! Ciao, cara! Sì, certo! Sono nelle lagune boliviane, cara! Sì, torno presto! Non c'è problema! Ti devo lasciare! Scusa! No, visto che insomma te mi sembri abbastanza esperta di questi oggetti satellitari, quali consigli ai nostri ascoltatori qua? Un iPhone. Io comunque ragazzi l'iPhone portatevelo, però vi consiglio questo sicuramente. Vi ringrazio di essere stati con noi, se il video vi è piaciuto metteteci un bel like e iscrivetevi al nostro canale YouTube perché per noi è molto importante per continuare a creare contenuti. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!